Tredicesima scoperta. Il consiglio parla da sé. Non voglio dilungarmi su una cosa così evidente. Dove l'ho sentito? Nel reparto di terapia intensiva. Avevo appena subito un intervento e la mia capacità respiratoria si era drasticamente ridotta. Avevo un polmone in meno. Non ho mai smesso di chiedermi che cosa ne abbiano fatto. Un'infermiera si è avvicinata e mi ha guardato. Mi ha passato una mano tra i capelli e mi è piaciuto tantissimo. Ho cercato di farglielo capire nonostante la mascherina, ma la mia espressione, intontita dall'anestesia, deve averle trasmesso un messaggio opposto. Lei stava parlando con una collega, che intanto mi accarezzava l'alluce dell'unico piede rimastomi. Giuro, non sto inventando niente. C'era un piacere sensuale in quel gesto. È stato fantastico risvegliarmi con un polmone in meno e sentire tutto quel calore. L'infermiera più giovane ha detto all'altra: «I sogni sono al nord della nostra bussola. Quando li hai realizzati, devi andare al sud». Quella frase mi ha colpito tanto da lasciarmi senza fiato. Per fortuna ero attaccato al respiratore e non avevo di che preoccuparmi. Quando se ne sono andate, mi sono detto: quanta strada devo ancora fare per raggiungere il mio nord? E quanto sud conquisterò quando avrò realizzato i miei sogni? Ho messo in pratica quelle parole quando sono uscito dall'ospedale. A volte, se hai la fortuna di veder realizzati i tuoi sogni, ti appare davanti il nord. Nella mia mente guardo il nord della mia vita. Quindi cerco un altro sogno e mi dico: questo deve essere il sud. Lo so, ero sotto anestesia e c'erano due infermiere che mi stavano accarezzando. È opportuno dar credito a un consiglio così pesantemente influenzato dalle circostanze esterne? Risposta: forse è il più importante in assoluto, poiché è quello che più mi ha colpito. Sud e nord. Soltanto questo. Cerca il sud e cerca il nord. Non smettere mai di passare da un polo all'altro.